Come iniziamo? Dunque, stiamo andando verso i mesi autunnali invernali, mesi in cui le preparazioni classiche del barbecue vanno un po' scemando, lasciando il posto ai comfort food, ai cibi belli sostanziosi. E noi assecondiamo questa voglia sempre cucinandole al barbecue. La ricetta di oggi è una ricetta direi di origine popolare. Nasce come piatto povero italiano, non andiamo a ricercare tagli particolarissimi o con nomi impronunciabili. Quello che faremo è una coda di manzo. Dalla forma sembra una coda di rana pescatrice, in realtà, come detto, è una coda di manzo. Taglio che difficilmente si trova in altri contesti, se non, come detto, in piatti popolari. Mi viene in mente la prima cosa, che è la coda alla vaccinara. Solitamente viene tagliato ad anelli, come fossero degli ossi buchi, seguendo gli anelli di giunzione cartilagini che ci sono lungo la coda. Noi oggi andiamo ancora una volta contro tendenza e proveremo a cucinarla intera. Non ci sta. Sono andato a tagliare la metà. Partiamo con una bella noce di burro e andiamo a fare un soffritto, quindi classico kit soffritto, sedano, carota, cipolla. Noi mettiamo anche delle bacche di ginepro, un mazzetto di salvia e una foglia di alloro. Beh, secondo me ho ancora un zucchino da bitter. Facciamo cuocere molto bene il soffritto, così come sempre risulti più digeribile. Una volta che il soffritto è ben cotto, infariniamo la coda e la facciamo rosolare all'interno. Dopodiché la coda la toglieremo dal soffritto e la metteremo sul barbecue. Nella pentola metteremo il pomodoro, la passata di pomodoro, e la faremo cuocere anch'essa nel braciere, così che andrà a creare il sugo di accompagnamento. Siccome poi, avete visto, è abbastanza lunga, non ci sta nella pentola, andiamo a tagliare in mezzo dove già i macellai la incidono per far sì che occupi un po' meno spazio. Allora, questo lavoro non andrebbe fatto perché inumidiamo le spezie. Ho bisogno dei guantini però. È vero che non è tanto caldo, eh? No, prendo questa, dai, Gio, la prendo così. E dopo averle salate e pepate, naturalmente, se volete si può sfumare con del vino bianco o con un qualcosa di leggermente più alcolico, prendiamo e andiamo al barbecue. Abbiamo messo la coda sulla griglia superiore e sotto, sulla griglia inferiore, la pentola nella quale abbiamo messo della passata di pomodoro. In questo modo creeremo il sugo che farà d'accompagnamento alla coda. Barbecue impostato basso, 100-120 gradi, così che il pomodoro non si bruci ma riesca a caramellare e la coda, che è un taglio abbastanza nervoso, possa rilassarsi, sciogliersi e quasi arrivare a disfarsi, a pullarsi. Inserire un termometro sarebbe abbastanza complicato per riuscire a capire il grado di cottura, perché la coda è un taglio, come detto, nervoso, c'ha l'osso centrale. Il termometro non ci sta, quindi andremo con la forchetta tastandola a capire quando la carne si sfalderà, saremo a cottura ultimata e indicativamente ci vorranno un buon 5 ore secondo me, abbondanti, in cui fatica zero. I quattro tedeschi? È italiana quella, 3 di Cuneo, 2 olandesi. Andiamo avanti. Ciao ciao. Dopo 5 ore. Thank you.
è ancora un po' tenace, quindi necessita di un foil. Il sughetto deve essere molto molto buono. Manca un po' di sale. Io direi foil, un po' di sale al sugo e altre 3-4 ore. Ciao ciao! Possiamo alzare un pelino adesso, eh? Tanto una volta che sono in foil la mettiamo a 140. 1, 2, 3. Direi che ci siamo quasi come consistenza, eh? Allora, guardiamo il sughetto. Questo si è rappreso alla perfezione. Si intravede l'osso all'interno, quindi direi che anche questa, la cottura è perfetta. Guarda quanti succhi, che naturalmente riversiamo all'interno del sugo perché non vogliamo perderci niente. Mamma mia! Wow. Anche questo. Così. Così. Facciamo che lo spegniamo. Così è come si presenta il serbatoio dopo 8 ore di cottura. Era pieno raso di pelle di aicori, se non sbaglio, e ne ha consumati abbastanza. Io direi che adesso noi ci comportiamo in questo modo qua. E via. Calma. Prendiamo gli attrezzi e cominciamo a vedere. Il colore ha preso un bel colore rossiccio, chiaramente le cotture a barbecue danno questo aspetto perché il legno, la fumicatura va a rilasciare, va a donare colore rosso a tutte le preparazioni. La cottura è stata molto lunga perché parliamo di 8 ore di cottura. Abbiamo fatto nella parte finale circa 2-3 orette di foil e direi che è servito perché la carne si è ammorbidita, tant'è che se tiro si sfilaccia proprio come un pulled. E direi che ora... Allora, la coda ha la caratteristica di essere leggermente appiccicosiccia, diciamo, perché è una parte molto cartilaginea. Deve piacere, la una consistenza bella pastosina in bocca. Ti ribalti. Cioè, si sfalda, si disfa. È bella saporita, perché tutte le cotture comunque al barbecue danno più sapore. Vacca porca. Cioè... Ma poi è una sua tenerezza sto coso qua? Altro che comfort food. Sarà un piatto che con 15 euro lo fai. Devi mangiare col pomodoro. Se mangio col pomodoro, cioè basta, è finito. Aspetta che li mangio con un boccone, poi chiudiamo. Se poi, come ci insegnano i nostri amici romani, qua la metto direttamente qua, un po' di mentuccia fresca. Direi, provate a fare la coda, smettete di fare il flank steak, bite steak, provate a fare questa ricetta, sempre se vi piace la coda, e se non l'avete mai assaggiata, provate a farla. È una cottura lunga, una ricetta lunga, noi siamo partiti alla mattina alle 9 e stiamo chiudendo il video che oramai sono le 6, se non sbaglio. Like, iscriviti, commenti, condividi, tutto. Le campanelle, commentate, sì, fate quel cacchio che volete. Ah, pentola di ghisa aiuta parecchio, eh. Non mi aspettavo, eh. Una coda in due va. Ah sì, anche perché vabbè, la coda non è che ci è attaccata tanto, eh. È più osso che... E se avanza il sugo, ha due belle penne di grano antico siciliano. Basta! Comodo è il pellet, perché 8 ore di cottura o hai un kamado o hai il pellet.